10 anni del Museo Ettore Fico, 3 progetti espositivi. Eclettica, con un bel punto esclamativo. Non è finita qui al Museo Ettore Fico. Museo Ettore Fico, 10 anni, che presentiamo con il suo direttore e presidente Andrea Busto. Buonasera. Buonasera. 10 anni di Museo Ettore Fico, tempo di bilancio direi, 3 progetti espositivi presentati in questa occasione, questo 21 di settembre, Eclettica, io partirei da qui, Eclettica con un bel punto esclamativo. Allora, Eclettica in effetti è, come dire, un po' tutta la mia vita, nel senso che io mi sono occupato di molti rami dell'arte in generale, sono stato editore, sono stato anche editore del catalogo di Viaggi d'Italia, di cataloghi di archeologia, sono stato molto coinvolto anche in gallerie private e poi il collezionismo mi ha portato in direzioni sempre diverse, quindi l'arte antica, l'archeologia, l'arte contemporanea, la pittura, la scultura, l'installazione e quindi sì, la fotografia, proprio diciamo tutto quello che riguarda l'arte mi è sempre interessato, dal punto di vista però soprattutto di qualità, quindi in tanti anni ho collezionato molte cose importanti. Ho fatto una scelta fior da fiore dalle collezioni di Ettore Fico, Luigi Serralunga e di Renato Alpeggiani che ha fatto una donazione. Eclettica nasce da questo percorso, oltre 40 anni di vita privata ma anche di 30 anni di vita pubblica. A me è piaciuto tantissimo la didascalia iniziale per entrare nel museo, vorrei che i visitatori e i visitatrici si lasciassero accompagnare. Sì, perché c'è molta, io voglio molta libertà nel mio museo, mi piace che la gente possa in qualche modo ricostruire e ricucire un percorso a propria immagine e somiglianza, può anche dire, beh, 5 opere non mi piacciono ma 15 sì e queste le avrei messe in un altro modo, e la dialettica in qualche modo che si sviluppa all'interno di uno spazio come il Museo Fico è una dialettica libera, anche un po' anarchica se vogliamo, quindi è un invito a costruire le proprie mostre come possibile. Le mostre, i musei e le gallerie, viene anche ricordato e sottolineato questo aspetto, la diversità di approccio tra le gallerie. Allora, le gallerie private ovviamente hanno, come dire, degli obblighi nei confronti degli artisti ma anche del pubblico, il museo anche, ma sono obblighi diversi e poi soprattutto noi non vendiamo, le gallerie invece hanno una parte economica importante, però sempre di più le gallerie fanno molta attenzione alla qualità degli artisti, alla scelta degli artisti, a come li presentano, diciamo che il gusto si è molto evoluto rispetto anche soltanto a 10 anni fa, quindi assistiamo a un'epoca bella. 10 anni di Museo Ettore Fico, il museo, una riflessione sul museo, vorrei un suo pensiero su cosa deve essere un museo secondo lei a 10 anni dall'inizio di questa bella esperienza.
Ma la mia idea di museo non è molto cambiata dall'inizio, nel senso che io voglio essere un museo aperto, voglio che il mio museo sia un museo visitabile, fruibile, di facile accesso, quindi questa idea di facilità e di semplicità continua a persistere. Certo che il gusto è anche un po' cambiato, quindi le mie mostre sono cambiate e le mostre che si vedranno in futuro saranno molto diverse dalle precedenti, quindi c'è un percorso anche in quello, un'evoluzione, a volte nel bene, a volte nel male, però c'è un'evoluzione, non è un museo statico, questo di sicuro. È uno spazio in continuo movimento e in evoluzione, direi, mi piace immaginarlo così. Sì, perché eclettica ne è la prova, ho aspettato 10 anni prima di far vedere le collezioni, quindi ci ho messo un po' di tempo in effetti, ma mi sembra giusto anche che un museo sia sempre in evoluzione, sempre dinamico, sempre propositivo. Dal 22 di settembre al 18 di dicembre. Lasciatevi accompagnare, visitatori e visitatrici, Museo Ettore Fico. Grazie, buona serata.